Stiamo a 5 dalla fine, nessuno ci aveva un cazzo di dubbio. Nessuno ci aveva un cazzo di dubbio oggi, raga. Nessuno ci aveva un cazzo di dubbio. Niente, perché tanto tu ovviamente no. Tu ovviamente no, vedi l'Inter che perde, la Lazio che pareggia, ma tu puoi mai vincere col Sassuolo? No, tu non puoi mai vincere perché tu sei stronzo. Perché purtroppo tu sei stronzo e tu non puoi mai vincere col Sassuolo. Questa è la dura verità. Questa è la dura verità. Che giramento de cazzo. Mi viene quasi da ridere, mi viene quasi da ridere. Una partita de merda, perché questa è una partita de merda, perché questa è una partita de merda, perché questa è una partita in cui non riesci a fare niente e ti svegli sempre, sempre tardi perché senza Dybala non riesci a fare un cazzo che sia niente, perché devi far entrare nel secondo tempo Dybala per giocare a pallone, per iniziare a fare qualcosa, perché c'hanno giocatori che non riescono a fare uno più uno. È sempre lo stesso problema. Cioè, a me mi fa ancora più rodere il culo, perché almeno dici, no, non sono una squadra da Champions, te ne rendi conto? No, perché le altre giocano con te, a chi fa più schifo. Quindi è un continuo, e quindi è un continuo. E quindi è un continuo. Cioè, assurdo, assurdo. Ma andiamo per gradi, perché la Roma è capace. Questa Roma è capace di prendere 2 gol in 2 minuti da Laurienté. Laurienté è un bel giocatore, eh? Ma 2 gol in 2 minuti, regà, ma tocca farla apposta. Ma essere così rincoglioniti e dormi in piedi, ma tocca farla apposta, ma tocca impegnarsi. Ma dovevamo impegnarsi per fare una cazzata del genere. Ma dovevamo impegnarsi. E 2 gol in 2 minuti. La riapri, perché comunque lì sei anche fortunato. Zalewski non so come apia la palla, non so come entra il portiere, non so che sonni se stava a fare. Non so che stava a pensare, non c'ho la più pallida idea. E lì magari c'è pure la speranza di poterla pia. Io su Instagram ho scritto, ho detto sta partita è fattibile, sei di recupero. Ci mancherebbe. Hanno passato più tempo per terra loro che in piedi. Guarda là. Stavo a dire. Ho detto è fattibile. È fattibile. Se Kumbulla non decide di dar un carcio un petto a uno in area. Un petto sulla gamba a uno in area di Berardi in area di rigore. Che poi chiaramente, sì. Non ho capito perché ha dato rigore, visto che la palla non c'era, visto che la palla c'era il portiere e quindi era un'azione. Doveva da rosso, per me Kumbulla era da rosso, perché lì Kumbulla, per quanto mi riguarda, a questo punto ha finito la stagione. Mi dispiace ma è una cazzata troppo grande. È una cazzata troppo grande. È vero che ha segnato settimana scorsa, però lì è proprio mancanza di intelligenza, è proprio stupidità. È proprio stupidità. E per me quello è cartellino rosso e tu sbagli completamente, perché se ti rode il culo non sei giustificato. Fammi vedere. Niente. Non sei giustificato in alcun modo a lasciare la squadra tua pigazzi. Cioè no, non puoi, non puoi, non puoi. E quella è una cazzata da non professionista. Perché lì tu dimostri di non essere professionista. Ma al di là di questo, per me quello non è rigore, almeno da quello che vedevo allo stadio, perché mi sembra chiaramente che in quel frangente fallo è netto, è un fallo di reazione, ma è un fallo di reazione, è un cartellino rosso, palla che non è a disposizione perché dovrei dare rigore. Per me quello non è calcio di rigore, io la penso così. Non è che quando Materazzi ha dato la capocciata, cioè Zidane ha dato la capocciata a Materazzi, cioè, hanno dato falla all'Italia a centrocampo. A palla lontana non dai calcio di rigore, o comunque non lo so, perché ogni tanto sì, ogni tanto no. Fatto sta che pure là Kumbulla è un coglione, però Berardi prima gli dà un calcio, lui gli risponde con un altro calcio, però non lo devi fare, però sei un coglione dai, in quel momento. La partita la perdi, in quel momento la partita la perdi, lì che rimani in 10. Niente, lì che rimani in 10, in 45 minuti la partita la perdi. Poi provate a riaddrizzarla, hai dovuto mettere Dybala nel secondo tempo, perché ti ripeto che senza Dybala non fai niente. Perché senza Dybala non fai niente, fa un gol spaziale, ma questa è la differenza tra un giocatore forte e un buon calciatore. Ecco la differenza è Paolo Dybala, che senza Dybala non combini nulla. Non riesci a fare niente, però poi non contento riesci pure a prendere gol del 4-2 quando pensi di poterla ripiare, perché sul 3-2 mo stiamo attaccando, ma mo magari fammi il 4-3, ma è lunga, ma è finita, raga, ma è finita, ma fai il 4-3, ma sempre un continuo dormi in piedi, un continuo dormi in piedi. Sempre la cosa sbagliata, ma era chiara, settimana prima del derby un po' devi vincere, devi fare la figura di merda in casa con terzo Sassuolo perché c'hai quoziente intellettivo 2, era chiaro. Guarda Camara, che poi voglio pure sapere sta cosa, mo ne parliamo.
ne parliamo. Ma Camara. Ma Camara non ha visto il campo per 5 mesi, no? E tutti ormai credevamo, in cuor nostro, che Camara non giocasse perché se giocava doveva essere riscattato. E che quindi Mourinho aveva scelto di non riscattarlo. Poi all'improvviso oggi Camara. Ma a me Camara mi piaceva discretamente pure prima che si decidesse di desilurarlo. Quindi non riesco a capire, visto che gli ha fatto fa manco un minuto, se hai deciso di riscattarlo o se ti eri dimenticato di Camara e ti sei reso conto che oggi c'avevi Camara, oppure semplicemente se hai sbagliato a mandarlo in campo. Perché poi pure oggi quando è entrato ha dato tutto, ci ha provato per quello che poteva dare, insomma. Per il resto, raga, è una sconfitta de merda, è una sconfitta da idioti, da idioti, da idioti, da idioti. Dai, famo sto 3-2, scavetto. 3-2, 4-3 volevo dire. Ma quanto manca? Ma quanto manca? 4-3. Wijnaldum, mi sa. Quanto manca? 2 minuti mancheranno. 30 secondi più per il gol. Wijnaldum. Wijnaldum. Vai Naldo, 4-3, 4-3 sempre posto che poi l'arbitro ci dà l'ok. Ma poi mi farò del culo perché sto da solo, manco a niente de che siamo noi che siamo stronzi. Manco a niente de che sto Sassuolo, regà, manco a niente de che abbiamo perso contro Sassuoli molto più forti di questo, ma tanto più forti di questo, che ci spaccava nel culo. Cioè questi hanno fatto 5 tiri, 4 gol. Hanno passato la maggior parte del tempo per terra. Che non mi piace manco quando fa Roma, non sto a dire Roma non fa, non mi piace manco quando fa Roma. Però hanno passato la maggior parte della partita per terra. Hanno fatto nient'altro che buttasse. Poi vabbè, cinici sotto porta, qua c'è poco da dire. Stanno a vincere, merito loro che stanno a vincere. Madonna, se fanno il 4-4 penso che moro. E basta con sti falli! Mamma mia, mamma! Che nervoso! Niente, mo sta 2 ore per terra. Sa di Sassuolo non è niente di che, stiamo a perdere contro forse uno dei Sassuoli più scarsi degli ultimi anni. Però ripeto, è perché siamo stronzi noi, non è perché. Vabbè, perché il telefono è così lercio, ma che. Vabbè, comunque, vabbè, non so che è successo. Non lo so, vabbè, così è perfetto. Mancheranno 2 minuti, me lo devo per culo. No, meno, 10 secondi. Sì, addirittura. No, no, no. Dici? Sì, perché arriveremo. Può essere. Ma niente, ma tanto siamo stronzi, ma tanto siamo proprio stronzi. Ma poi 45 minuti in 10, ma potevo fare una cosa del genere? Io non c'ho parole. Io te lo giuro, non c'ho parole. E niente, mo finisce. Che giramento de cazzo. Che giramento de cazzo. Guarda lì. Guarda lì. Ma poi continuamente stronzate facciamo. Abbiamo regalato palloni in modo stupido. Cioè non riusciamo, non riusciamo, non riusciamo. Famo un passo avanti con Real Sociedad e 12 indietro. Loro ci mettono giustamente 2 ore per battere in calcio d'angolo. L'arbitro che non farà mai recuperare sti minuti che stanno a passare. Niente, raga. Che palle, che palle, che presa male. Finita, finita, è finita. Che cazzo.